Era un indovino lo youtuber dai piedi. Per bambino, che sai. Che rompi i microfoni, sai, zitto. Che ore sono? Facciamo vedere alle persone che ore sono. 10.06 dell'11 ottobre. E dove sei? A casa. Buongiorno. Che cosa andremo a fare oggi in questo video? No. Ah. Cosa andremo a fare? Dai che lo sai. Mangiare. Ok. Sano. Strano. Ma cosa faremo? Una cosa molto particolare, una bella idea. Cioè? Ci scambieremo le diete per una giornata, per 24 ore. Visto sì. che sono le 10, dobbiamo fare... colazione. E mi sono alzato tipo un minuto fa. Mi sono alzato alle 6:30. Strano. Ma è montato già per domani? No. Ah. Sono andato a tenermi i capelli da papà. Alle 6:30? Oggi ragazzi ci andremo a scambiare la dieta per 24 ore. Quindi sarà molto divertente per me. Un po' meno divertente per Jumpitech. Ma vi farò vedere che in realtà non se la passerà poi così male. E poi dopo che ieri ha registrato un video 24 ore solo street food, che non so se è uscito o uscirà. Comunque casomai se è uscito ve lo lascio in descrizione. Oggi ho un po' di detox. Non abbiamo fit via però, perché non siamo dei veri influencer. Che mangiamo? Esatto, che così non, nemmeno lo beviamo. Ma abbiamo tante altre belle cose. Adesso ah, però ormai ti viene da spammare pure a te, è incredibile. No, inizieremo la colazione con dei sani pancake per chocolate te. Chocolate caramel. Yeah. Io ho preparato la sua dieta e lui ha preparato la mia. Ma ancora non la sappiamo, quindi ce l'andremo spoilerando piano piano. Eccoci qua. Vabbè, questo ormai lo conoscerete, no? È la classica colazione dei campioni. Abbiamo già messo il nostro protein pancake mix. Che tanto amiamo. Che in realtà sarebbe già abbastanza, ma siccome io sono goloso, gli vado a mettere anche dell'albume per amalgamare. Lo stai facendo per me. Anziché l'acqua io metto l'albume. Ti metterò un uovo intero nei pancake normali. No, perché c'è anche il rosso, che io assumo. Però tu che sei già grasso, fai schifo, non ti serve questi grassi in più del tuorlo, capito? Invece l'albume è nobile. L'albume è nobile, mi serve una frutta. Madonna. Investi i miei soldi, George. C'è un sacco. Esatto. Ah, non vivi alla giornata come qualcuno. No. Quindi c'è un po' di resistenza. Mi sa che un uovo glielo sbattiamo. Un uovo, un po' d'acqua. Perché avevo portato. No, che schifo, acqua al bume. Mi ha fatto un pastrocchio. Perché avevo portato. Regia, me lo porgi un uovo. Ehi, quattro. Porco. Quattro uova addirittura. Cosa siamo qua? Porca. Capito, ormai. Cioè. Ma cosa fa? Vuoi mai che un nome che rompe sempre a me? Ma tu che cazzo hai inquadrato da tre ore? Il nero, un po'. Stiamo amalgamando, guardate che composto omogeneo che sta venendo. In realtà questa colazione sarà preparata anche per la ragazza di Giambide. Quindi... colazione, come cazzo fare? Colazione, come si chiama? Ha detto colazione. Ma io che cosa mangio, invece? Latte, cereale e torta. Latte, cereali e torta. Tutte e tre le cose? Certo. Ma sei una vacca. Ah, che bello. Bello scambiarci i posti, Jumpitech. Ah, ma cosa gli stai andando a mettere sopra? Un bel topping a quanto pare. Sì, però c'è tutto topping antichetto. Sì, frate, perché l'ho tenuto assai... ma i pezzi? Aperto. O no? No, sì, questo è abbastanza pezzi. Questo è burro di... aspetta, mo squidavo già. L'avevi detto prima, nacardi, mandorle. Mandorle e hazelnut, cos'era? Noci? Noci. E cashew. Nocciole. E anacardi e... mandorle. Anche questo ovviamente ragazzi lo trovate in descrizione, come tutti i prodotti di oggi. Poi il latte in descrizione. Allora io inizierei. Da cosa inizio? Ah, andiamo a vedere questa bella torta che mi sembra cattiva. Buona, pechini cioccolato. Maria, mi piace questo video. Cucciamo nel lattuccio. Ragazzi, non si è fatto riscaldare il latte. No, cattolato. Ah, che non sentivo burro, non fa. Non lo so se c'è il burro. Schasboider burro. Beh, buona. Perché il burro ci sei abituato. L'ho fatto tu? No, quelle cameo pranto sono. Brava signora cameo, mani sante. A me te una tiglia e da fatto tutto questo. Perché non potevi con i pistacchi? Lo faremo tutto. Lo chiedi quasi con il pistacchio. Come fai? L'ho riordinato. Però ragazzi voi lo potete comprare quello dei pistacchi. Comunque dove vai tu? C'è sporcizia, io non so come cazzo fai. Brava, bonda. Bravo, di più, devo uscire. Oh, perfetto, questo significa che sei arrivato. Certo che con latte freddo. Sì, buonissimo il latte freddo, raga. Sì, ma i cereali con latte freddo no. Ma che c***o dite? Abituato male a casa. Non c'è preso così.
Signore e signori, ci mettiamo a montare. Ci vediamo a ora di pranzo. Anzi, no, ci vediamo per andare a fare la spesa. Stiamo andando a fare la spesa perché ovviamente dobbiamo fare delle cose abbastanza vastase. Giampi mi ha appena spoilerato cosa mangeremo per pranzo. Cioè cosa mangerò io, perché quello che mangia lui sarà totalmente diverso. Ma e che faremo? Io mangerò una bella carbonara. Che mia in realtà, e io che mangio? E tu mangerai... Aspetta, oggi che cos'è? Venerdì. Venerdì. Allora, a pranzo puoi scegliere o salmone o carne rossa. No, salmone, indubbiamente. Salmone? Ma da fare, da cuocere? No. Salmone affumicato, che mica, cioè. Va bene, dai, ti concedo il salmone affumicato. Dobbiamo cuocere, sono le due, mi sto un'ora. Eccoci di ritorno dalla spesa. Abbiamo... Abbiamo preso tutto il necessario e adesso io e Marika ci andiamo a cucinare della bellissima carbonara. Qua abbiamo il nostro... No! Tu mangerai le mie cose, capito? Anzi ti fida bene che è mica giorno... salmone insalata, buonissimo. Giorno di grassi alti, esatto. E c'è il salmone e l'insalata. Ottimo, ragazzi. E il riso che non hai, le gallette. Quindi, cioè, dai. Però assisteremo finalmente alla famosa carbonara di Murri, che in teoria è blasonata, ma non so quanto verrà buona oggi, perché quando sono sotto pressione non mi viene bene. No, è tipo alza la prestazione, così come con gli esami. Adesso Giampiero mi devi riprendere, grazie. No, non ce la faccio, ho fatto palestra ieri, mi fa male il polso. La taglia a striscioletto, va bene? Ora fa tutto il sughetto. Poi me la posso assaggiare? Giampi, non so, perché non fa parte della tua dieta. Io ti faccio assaggiare il mio salmone. Chef Rubio. Cotta perfetta. Perfetta. Adesso gli mettiamo. Guarda che bordello che viene a fare la mia cucina ogni sì, volta. Sì, sul delirio, però proviamo. Ah, ah, basta. Maledetto. Quello non ti tocca. Ma gli hai messo sale nel guanciale? No. È stradissimo. Lo so. Quando ti compri una casa? Shake, 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 shake. Questo video mi piace sempre di più. Aspetta che anzi... Molto questo momento, ragazzi, stiamo registrando un video molto particolare. Questo è il mio piatto e questo è quello di Giampi. Sadness. Seguitemi su Instagram, ragazzi. Ma adesso andiamo all'assaggio della mia carbonara, che mi è venuta asciuttina, ragazzi, lo devo ammettere, perché non è venuta super cremosa. Sembra più asciutta a guardarla, poi in bocca si squaglia. Questa volta non mi è venuta super salata come quando l'ho fatta a casa di Mike Sciosha. Quindi GG. C'è tanto pepe. Va bene. Sto molto a mangiare l'insalata. Cioè, comunque ti farà bene questa cosa, compa. Cioè, dopo ieri... Io lo voglio per te in realtà. Ma dopo quello che ho mangiato ieri, compa. Dobbiamo fare più video di questo genere, perché altrimenti tu non ci arrivi ai 30 anni. Continui a fare se giornate così. Abbiamo le diete, ma anche tu ci arrivi per 30 anni. Ognuno dei due muore prima o poi. Però muoio felice. Poi c'è una filosofia di vita. Come diceva Mike Sciosha? Be fast, die young. Ma cosa dice lui? Un saluto a Mike Sciosha. Boh, a me pure sì. Cosa la tagliamo? No. Arrivando nel video. È bello della diretta. Che buona! Questo cancello c'è troppo saporito, non capisco perché. È arrivato il momento della merendina. Minchia, 6:20, veramente passo a montare per Roma, per registrare. Puoi parlare in italiano? Siamo in un canale per tutta l'Italia, non solamente per il palermitano. Cosa prevede il tuo menù per la mia merenda, caro Giampiero? Merenda? Boh, non ho... Intanto controlliamo la situazione pancia. Tanto non cambia un caso, non può cambiare in un giorno. Come questa non può cambiare in un giorno. Anche nel tuo caso. Non si sarà visto perché l'inquadratura è alta. A metà mattinata mangio la fesa, un frutto e. Sempre più scura di fare ste riprese, A metà mattinata mangio. Hai guardato il microfono? Ti sei così. A metà mattinata mangio una pesca. Una pesca? Islanda? È lontana l'Islanda? La fesa o la brisaola? E un po' di frutta secca. Io voglio solo la frutta secca, non voglio mangiare altre. Allora, Giampiero, mi hai detto che apro la dispensa e mangio, e mangi quel che c'è. Ti do il cocco. Ovviamente. Tanto questo è il lato merda della spesa. Ci sono, abbiamo del mio.
Un miele. Delle fragole. Comodo così il miele in brick. Bella. È una cosa che non mangio da mesi. E poi se mi sa che la che non può mangiare pure da mesi, c'è bacante. No, non può c'è. Pancarrebono Nutella, un po'. Dai, merenda classica dell'italiano. Medio. Dell'italiano medio che cresce forte con un'energia di ferro. Il cadavere si è rialzato. Ti faremo uno shaker di proteine. No. Così andiamo a provare questo nuovo gusto chocolate caramel. Ma ti ho appena detto che non posso, devo andare in palestra. Per rendere un po' più dolce la cosa, abbiamo un fantastico ritorno goloso. Questa faccia interessata. Dai, facciamo un taste test dei protein bites. Che ovviamente manca a dirlo apposta. Che sono queste cose? Caramelle? No. No, sono dei bocconcini di cioccolato. Proteici però. Questo è cioccolato al latte. Questo è cioccolato bianco. Proviamo anche questi golosi. Per rimanere in linea, Giampida, che però non rinunciare ai piaceri. Infatti questi sono buoni, li comprerai. Assaggia questo. Come si chiama quello di Bulk Powder? Carlo. Carlo. Mandamene un camion. No, uno. Ah, uno, vabbè. Anche mezzo chilo, tu non l'ho messo. Lì è stato un po' più cattivo. Buono cioccolato bianco pure, vero? Super approvati. Che io si voglio. Comprateli, link in descrizione. Ehi, bravo. Diffondi il verbo. Marica, potrei comprare se ti piace. No? Ciao, tizio di Bulk Powder. Per favore. Bulk Powders. Scusi, tizio di Bulk Powders. Può per favore mandarmi i chocolate protein bites, white chocolate? Grazie. E anche il burro di pistacchio. Sì, a posto. Oh, ti sfrutto per un motivo. Puoi fare tipo un secondi. Prima, figa. 30 secondi, ma secondo me ti esce di qua. Pam! Porca, basta! Tu non hai scelto per stavare. Mica che cavolo! Non per sgondare la Nutella a terra. Caldino. Picciò. Che fai picciò? Compa Nutella e pane. Appena mi arriva il nuovo carico di burro di pistacchi, le proverò a acquariare. Non l'ho mai riscaldato. Quindi a me è una... Ti cammino nei peru a Kintriessa. Siamo arrivati alle 21:15. Siamo a cena con un po' di amici. C'è Fabrizio, c'è Manfredi, c'è Marica, che ha sempre il ciotto sul braccio. Faremo una cosa molto stonks, cioè l'uno ordinerà la cena dell'altro senza però farglielo vedere. Cioè indicheremo al cameriere tipo così, col ditino. Esatto. Però sempre seguendo le regole, che io devo fare, cioè devo seguire la tua dieta e tu devi seguire la mia. Quello che mangerei io. Esatto. Minchia, l'hai detto proprio, non l'avrei saputo dire meglio. Hai fatto la doccia, ti vede? Signore e signori, sono arrivate i primi due antipasti. Che sono in realtà quelli che prenderei io solitamente. Devo dire, complimenti, sei una bella vacca. Impegnativo, sì. Sentiamo cosa dice il mio intestino. Mangiati tutto quello che ti si para davanti, anche le due ragazze sedute di fronte a te. Raga, è arrivato l'hamburger di George. Non lo sapeva, ma oggi ho strafa. Allora, questo è l'hamburger che prenderei solitamente singolo. Lui l'ho preso ben quadruplo. Quadruplo, Giorgio. Quattro hamburger. Ma sono tutto malato. Raga, cacca di piccione. Caponata, che almeno va bene questa. Questa è buono, guarda, sei fortunato. È buono. Guarda, qualsiasi cosa farei a cambio. Sembra bello morbido. È pollo cotto a bassa temperatura. Questa è brutta, questa è in realtà. Questa è cotto a bassa temperatura. Questa fa male, Giamp. Io lo faccio per te. Tu lo devi finire tutto. Però c***o, 4 hamburger, sei proprio un testa di mio. Raga, questo catto di Lippo ha divito l'hamburger. Ah, c'è un problema. È troppo alto per smozzicarlo. Eh? È troppo alto per smozzicarlo. Mi devo avviare. Aspetta un attimo. Che hai sto panino in mieta? Ma io non sto facendo il video, quindi mi segue. Sotto i quattro hamburger non sei un uomo comunque. Oggi faccio un video. Questo video ho con Giampitec. Io devo mangiare quello, lo mangio a Giampitec. Infatti io quando io mangio. Ma che schifo! Ma che schifo! Ho fatto 5% di sconto. Se... Non so se lo sapete, ma su quello che state mangiando, col codice sburro, c'è l'89% di sconto sulla faccia di Giampitec. Se volete acquistare la faccia di Giampitec, c'è il se... Chi siete hanno uno schermo se c'è... Non so cosa abbiano detto questi due bifolchi, però...
No, ho comprato tanto di quella per non mettere niente, quindi. Di questo panino, ragazzi, come vedete ho mangiato a malapena due hamburger. Sei una checca. In realtà uno e mezzo su quattro. Ma perché non sono secchissimi, ragazzi, fa veramente cagare. È una merda. Ed è così, con questa visione celestiale, che concludiamo questo video. Qual è il tuo nome da cowboy? Questo video finisce qui. Ma questo ciuffo che prende? È stato molto impegnativo. Non è impegnativo? Ho fatto l'hamburger. Ah, per te sì. È stato abbastanza impegnativo. C'è anche qua l'altro pezzo di Sansone. Lasciate un mi piace, ragazzi, se volete un nuovo episodio del genere. Mi piace, cioè, io voglio. Esatto, bravo, quindi lascia un mi piace. Grazie. E iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al canale di Giampi. Ci vediamo al prossimo video.